Allora, Topini, io comincio ad inserire la seconda parte di Whirly, ok? Allora, chi lo fa con la spirale, un attimo, perché cioè, può seguire anche questo ordine. Chi invece lo fa con l'impastatrice, no, cambia, deve mettere più liquido all'inizio, perché è un impasto molto molto duro all'inizio, ok? Quindi la spirale ce la fa il... ma che bella inquadratura, sono contenta, ok? E invece il... l'impastatrice fa molta più fatica, cioè rischiate di spaccare tutto come ho fatto io a suo tempo con la Bosch, ma quello è un altro racconto. Ok, aspetta che cerco di mettere... ah, che bello! C'è il sole così! Ma non è vero, non c'è il sole, c'è brutto tempo. Niente, allora, qui stiamo andando avanti. Adesso come prende queste uova, cioè uova, questi tuorli, perché le uova intere le abbiamo già messe prima, nel video di prima, ok? Che mi sono accorta di aver cancellato, quindi fate finta che questo è il primo video. Comunque, nel primo video, solito, ho messo semplicemente uova, zucchero, acqua, pasta madre. Ho fatto andare per 10 minuti, no 10 minuti scusa, 2 minuti, poi ho messo dentro la farina e ho fatto andare finché non ha cominciato ad incordare un attimo. Dopodiché, cioè urra urra, avevo aggiunto anche il succo d'arancia. Adesso sto inserendo la seconda parte di uova, però adesso sono solamente tuorli. Prima erano anche albumi, cioè prima c'erano tuorli e albumi assieme, uova intere in poche parole. Niente, adesso aspetto un attimo. Scusate, non è successo niente, non sono morta, sono qui! Ci sto! Allora, un attimo che tiro giù bene le uova. Eccoli qui, giù bene, tutti i tuorletti giù. Adesso come prende un attimo, comincio ad inserire yogurt, marmellata e poi tutto il resto. Ci vediamo tra un po', d'accordo? Ciao belli!